showgirl, modella e conduttrice televisiva, Melissa Satta sarà tra i protagonisti dell'ultima puntata di Belve, in onda martedì 24 su Rai 2, dove, per la prima volta, risponderà sul caso di Matteo Berrettini, il tennista romano che ha perso molte posizioni in classifica da quando è iniziata la loro relazione. Un botta e risposta a ritmo serrato con la conduttrice Francesca Fagnani, sono una donna esposta, esordisce Satta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio. Un botta e risposta a ritmo serrato con la conduttrice Francesca Fagnani, sono una donna esposta, esordisce Satta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio. Fagnani le ricorda che in sua difesa è sceso il padre del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli, che aveva affermato, se Berrettini è in crisi nera non è colpa di Melissa Satta, Matteo gira troppi spot, perde tempo e deve riflettere sul gioco. Satta replica, sono tutti mister, se uno è un personaggio a 360 gradi, magari ha anche dei doveri da rispettare, verso gli sponsor, verso gli accordi, la professionalità non viene esclusa da altro, cioè, uno deve vivere. Francesca Fagnani ricorda anche le polemiche nate in seguito alla sua partecipazione come opinionista a Sky Calcio Club, e riporta una frase della giornalista di Rai Sport Paola Ferrari, la funzione di Melissa Satta è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più puliti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente. Non mancano scintille tra la giornalista e Satta. Quando Fagnani le chiede se per lei sia un buon momento sentimentale, risponde, però stiamo facendo grossi. Gele.fngl.im 2014 V1, trasmissione televisiva Belve, Fagnani ribatte, se vuole parliamo di politica. Satta prontamente replica, per la politica non sono così adatta. La conduttrice allora chiude netta. E allora parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l'amore. La conduttrice allora chiude netta, e allora parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l'amore. A gennaio 2023 ha una relazione con Matteo Berrettini.